Coloro che costruiscono ponti devono sapere che cambiando la temperatura di un materiale anche le sue dimensioni cambiano. Per cui scaldando un solido, questo si espande. Qui abbiamo una spessa barra di metallo posta in un telaio. Inseriamo un perno di ghisa attraverso il buco alla sua estremità. Ora scaldiamo la barra per circa 10 minuti. Notiamo che si dilata e diventa più lunga. Poi stringiamo il perno più che possiamo. Cosa accadrà al perno quando la barra si raffredderà? Quando i solidi si raffreddano, si contraggono, quindi la barra diventerà più corta. Prima o poi la forza agente sul perno diventerà talmente grande da spaccarlo in due. Qui abbiamo una palla di metallo ed una ghiera. A temperatura ambiente la palla passa facilmente attraverso la ghiera. Se raffreddate la ghiera in azoto liquido, questa si contrae e la palla non passerà più attraverso la ghiera. La dilatazione dei solidi può causare dei problemi. I binari della ferrovia, per esempio, si possono deformare durante la stagione calda, quindi sono provvisti di giunture scorrevoli e gioco per la dilatazione. Scaldati, i vari metalli si espandono in modi diversi. Saldando un pezzo di ottone ad uno uguale di ferro, si produce un disco bimetallico. Sapreste dire cosa accadrà quando questi dischi saranno scaldati? Poniamo una candela sotto una barra bimetallica. Avete capito cosa sta accadendo? La barra bimetallica funziona come interruttore. Il calore della candela causa il piegamento verso il basso della barra bimetallica, chiudendo il circuito che fornisce potenza al motore. La ventola gira raffreddando la barra, che quindi si raddrizzerà interrompendo il circuito, e così via. Questo spiega perché le barre bimetalliche vengono usate spesso come interruttori nei termostati e negli allarmi antincendio. I liquidi si espandono molto di più dei solidi ed alcuni liquidi più di altri. Questi recipienti contengono tre diversi liquidi: acqua colorata di rosso, paraffina e alcol denaturato colorato di blu. Scaldate i recipienti immergendoli in acqua calda e i liquidi si espanderanno. Ma si espanderanno tutti allo stesso livello? L'alcol denaturato sulla destra è quello che si espande di più. Un liquido simile è usato in molti termometri di laboratori. Perché è così adatto? Cosa accade a un gas quando viene scaldato? Questo recipiente di vetro è pieno di aria fredda. Scaldiamo il recipiente con le mani e immergiamo l'estremità della provetta nell'acqua. Appariranno subito delle bolle, perché l'aria, dilatandosi, viene spinta fuori dalla provetta. Facendo poi raffreddare il recipiente, l'acqua risalirà nella provetta a causa della contrazione dell'aria. Osservate cosa accade quando un pallone gonfiato ad elio viene raffreddato in azoto liquido. Perché quando lo togliamo dal liquido inizia a rigonfiarsi? Questo esperimento ci fa capire come il volume del gas varia in base alla temperatura. Prendiamo una provetta di aria collegata ermeticamente a una siringa di vetro. La siringa si può muovere liberamente, quindi l'aria è a pressione costante. Cominciamo con la provetta fredda. Raffreddandosi, l'aria si contrae e il pistone della siringa registra una riduzione di volume. Quindi ora useremo un cannello Bunsen per scaldare l'aria nella provetta. Usando la scala sulla siringa, registreremo il cambiamento del volume dell'aria per l'intera gamma delle temperature. Qui ci sono i risultati, la temperatura in gradi Celsius e il volume in millilitri. Proiettando questi dati su un grafico, ci renderemo immediatamente conto di quanto la temperatura e il volume siano correlati tra di loro.